Grazie. Consigliere Giungi, prego. Grazie, ma intanto voglio esprimere le mie personali condoglianze alla famiglia Berlusconi, agli amici e anche ai compagni di partito, ovviamente di Forza Italia. Per il resto, io ho letto che il sindaco Sala è andato a Istanbul, giustamente a vedere la partita. Io credo che sia tornato però ancora in trance agonistica, cioè nel senso, oggi l'ho visto. L'ho visto, l'ho ascoltato, intanto fare subito un'entrata a gamba tesa, un'entrata a gamba tesa proprio diretta sul suo consiglio, diciamo, dicendo delle cose molto generiche, ma soprattutto molto sbagliate. E quindi arriviamo all'altra metafora, compiendo un bel autogol. Io voglio ricordare che questo consiglio comunale dal 2019, lo diceva anche il capogruppo Barberi, si è già espresso due volte con ordini del giorno importanti sull'operazione immobiliare di San Siro, a cui io ho votato sempre di no. Prima da solo con il consigliere Monguzzi, poi siamo diventati nove di maggioranza, per dire che quindi tra l'altro attenzione che se il dibattito va ancora un po' più avanti, cioè probabilmente saremo maggioranza contro, diciamo, questo progetto. Questo è un tema. L'altro aspetto è quello che comunque tantissime volte io ho sentito intervenire sullo stadio, con ipotesi, con richieste. Ma il dibattito pubblico l'abbiamo chiesto noi consiglieri comunali, tra l'altro, eh? Io lo devo dire, adesso vedo l'assessore Tancredi. L'assessore Tancredi ha trovato un grande aiuto da parte di questo Consiglio Comunale nell'organizzazione e anche, diciamo, nell'appoggio del dibattito pubblico. Siamo intervenuti spesso, consiglieri di maggioranza e consiglieri di minoranza, durante il dibattito pubblico. Ma veramente io sono molto stupito. Altro tema, viene fuori, attenzione, nel 2025 c'è forse il tema del vincolo sul secondo anello di San Siro. Io però mi stupisco, cioè davvero, noi nel 2019 abbiamo avuto l'assegnazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Nel dossier si diceva che la cerimonia diciamo, di apertura delle Olimpiadi si sarebbe tenuta allo stadio di San Siro nel 2019. La proposta delle squadre, appunto, di fare, di abbattere, demolire, far saltare in aria lo stadio di San Siro e costruire a fianco un altro è successiva. Mi domando, ma scusate, due calcoli non li potevate fare anche prima? Cioè il fatto che nel 2025 eventualmente ci sarebbe stato questo vincolo non vi è venuto in mente? Quando era per forza obbligatorio che nel 2026 comunque San Siro doveva rimanere in piedi, proprio perché lì si celebreranno, diciamo, la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? E voglio anche dire un'altra cosa. Tanto per chiarirla, questo Consiglio Comunale, quindi si è espresso con due ordini del giorno, c'è stata poi, il dibattito pubblico, una delibera della Giunta che praticamente dà, ovviamente sulla base degli ordini del giorno di maggioranza, l'ultimo votato, e sulla base delle risultanze del dibattito pubblico, l'ok al progetto di Milan e Inter, mettendo qualche paletto. Ovviamente, perché il dibattito pubblico doveva servire a quello. Quindi, di che cosa stiamo parlando? Ma che cosa dovremmo fare di più? Cioè, io non l'ho capito, veramente, qualcuno me lo spieghi. Cioè, noi dovremmo proporre l'aria? No, perché se è la minchiata di proporre la Maura, noi diciamo no. Cioè, questo dobbiamo Consigliere dire. Giungi, Cioè, nel prego. senso, vabbè, Consigliere Giungi. mi richiami, ma La richiamo, mi deve avere richiami, un mi linguaggio richiami. Secondo me con sulla l'idea di palla. costruire lo stadio alla Maura è una minchiata, lo ribadisco. Cioè, nel senso, mi stupisco che qualcuno possa pensare che in un polmone verde di Milano, che è vincolato e fa parte del Parco Sud, si possa costruire uno stadio. Se questo qui deve essere praticamente il dibattito, beh, lo chiudiamo subito, nel senso, io mi sono espresso in questo senso. Quindi questo aspetto, adesso ritorno al mio solito aplomb, diciamo, penso, sì, lo faccio per i consiglieri, credo che bene. Visto che comunque siamo stati stimolati, molto volentieri, io credo che porteremo altre idee, altro apporto, altro supporto, diciamo, quando ci sarà finalmente questo dibattito su San Siro. Siamo qui ad aspettarlo, assolutamente. Ci sono ordini del giorno depositati da mesi che attendono di essere votati, che hanno già comunque la sottoscrizione di 20 e più consiglieri di maggioranza. Discutiamone, parliamone, spero però.
alla presenza del sindaco Sala, che mi avrebbe fatto piacere che fosse rimasto in aula fino alla fine del dibattito. Grazie.